Il suono degli allarmi per rompere il silenzio che regna sul loro destino, per sollecitare l'ascolto da parte di chi legifera e governa. Ieri sera anche in Molise gli operatori delle scommesse e del gioco lecito hanno protestato in questo modo per difendere il proprio lavoro e chiedere al governo che riveda l'ulteriore aumento della tassazione sulla raccolta delle scommesse sportive a favore del fondo per il rilancio del sistema sportivo del calcio di Serie A e Serie B. Qui siamo a Baranello, qui siamo a Isernia. Domenico Antonecchia, partner Lottomatica, si fa portavoce di tutto il disagio della categoria, anche molisana, che al momento non ha informazioni neppure su quanto potrà tornare a lavorare. Noi facciamo parte della terza industria del gioco lecito in Italia come fatturato. Diamo lo Stato 10,5 miliardi di euro all'anno, quindi molto più di una manovra finanziaria. Abbiamo un indotto di circa 150.000 dipendenti come organizzazione e gestione Gioco Lecito Italia. Io come amministratore della Videogames 2M, che gestisco direttamente tre agenzie di scommesse sul territorio molisano insieme ai miei 18 dipendenti, ieri abbiamo deciso di dar voce un attimino alle nostre richieste, perché oltre ad non avere delle informazioni certe su quando potremmo riniziare e ricominciare il nostro lavoro senza tutela, senza garanzia, senza regole certe, abbiamo appreso dalla stampa e soprattutto dal sottosegretario dell'economia e delle finanze che ci sarà un ulteriore aumento della tassazione, quindi oltre il danno la beffa. Siamo in una condizione molto complicata, i nostri dipendenti sono in cassa integrazione, non hanno ricevuto ancora nessun indennizzo, non abbiamo accesso al credito, quindi siamo anche una categoria con un codice Ateco purtroppo, che in banca non riusciamo ad avere i finanziamenti per rilanciare il nostro settore. Siamo comunque aziende che abbiamo tolto il gioco da in mano all'illegalità, dando possibilità di creare posti di lavoro, di dare tutela ai nostri giocatori e soprattutto di attenerci alle regole generaliste dello Stato. Quindi siamo comunque agenzie che hanno una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalle questure. Quindi il nostro grido di allarme in questo momento è rivolto agli amministratori e legislatori. Vogliamo essere considerati, non siamo degli invisibili, siamo dei lavoratori onesti, siamo delle persone che comunque creano sviluppo e che lavorano nella legalità. Questo è solamente l'inizio, faremo anche un documento programmatico insieme ad altri gestori, insieme ai concessionari di rete, insieme all'Lottomatica soprattutto, per portare la nostra voce ai legislatori affinché ci sia più considerazione per il nostro lavoro e che ci sia più tutela e garanzia per i nostri lavoratori. Questo è quello che chiediamo. Vogliamo anche noi un futuro, perché facciamo parte del Sistema Italia e come Sistema Italia vogliamo essere garantiti. Quindi il 18, qualora si dovesse ripartire, al riguardo voi non avete comunicazioni in merito? Non abbiamo comunicazioni in merito, non sappiamo se le nostre agenzie dovranno avere degli accessi contingentati, non abbiamo notizie sul distanziamento sociale e sulle regole su cui dobbiamo attenerci. L'unica nota è che il nostro lavoro sarà tassato ulteriormente per il fondo di rilancio del sistema sportivo, e ci tengo a precisare questo, questi soldi verranno dati al campionato di Serie A e di Serie B, quindi i nostri lavoratori dovranno rimpinguare le tasse dei miliardari che già prendono fior di quattrini per far sì che il campionato di Serie B e di Serie A possa ripartire. E questo noi lo riteniamo inopportuno e inaudito. Vogliamo essere garantiti dallo Stato, vogliamo un contratto di filiera e vogliamo delle garanzie per quanto riguarda la ripartenza del nostro settore, con regole certe.